Essere una calciatrice per me è vita e soprattutto passione. Inizio a giocare in un campetto vicino casa con mio fratello, mio padre e tutti gli amici di mio fratello. Mi portavano sempre con loro, tutti maschietti ovviamente. Io l'unica femminuccia a giocare in mezzo a loro e passavo in mezzo alle gambe per divertirmi. Le persone che mi hanno aiutato molto nella mia carriera sono state la mia famiglia soprattutto, mia mamma, mio papà, mio fratello e tanti allenatori che ho avuto che mi hanno insegnato tanto, davvero tanto. È importante dire che i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici anche nel portarmi ogni volta a fare allenamento la sera tardi, venirmi a prendere, stare sempre con me in campo e soprattutto anche mia madre, sembra un po' scherzoso, ma lavarmi i vestiti d'allenamento quando tornavo a casa tutta sporca, secondo me sono tanti sacrifici importanti che hanno fatto per me. Un suono che associo al calcio, per me ricordo quando giocavo con i maschietti a Istrana e avevo uno spogliatoio a parte perché ero femminuccia e quindi appena appoggiavo la borsa in spogliatoio per me partiva la mia giornata ideale e sentivo già il profumo di partita. La maglia azzurra per me è passione, determinazione e soprattutto sacrificio. E ovviamente rappresenta la mia nazione e quindi onorerò questa maglia sino alla fine. Sicuramente un ricordo speciale per me è il gol al mondiale in Costa Rica in Under 17 contro il Venezuela in finale, terzo quarto posto. Per me è un ricordo stupendo che ho vissuto in nazionale. Italia-Portogallo me la ricordo come la qualificazione al nostro mondiale dopo 20 anni. A inizio partita ricordo benissimo la videochiamata che ho fatto con i miei genitori e mia zia e quella videochiamata mi ha dato una carica incredibile e a quanto pare mi ha portato veramente fortuna. Sicuramente un ricordo bellissimo che mi porterò dietro sempre. Il mondiale me lo immagino azzurro. Azzurro perché c'è l'Italia, ci siamo noi e soprattutto perché la qualificazione che ci siamo conquistate sta dando una svolta al nostro movimento e penso che andarci farà cambiare il calcio femminile italiano.